Sono saliti sul palco del Teatro Petrarca con grande stile da giovani star internazionali della musica classica. Si sono esibiti in un concerto ispirato alle musiche dei più grandi compositori di tutti i tempi. È la quinta edizione dello Youth Festival che sabato 5 ottobre ha conosciuto la sua serata di apertura. La rassegna proseguirà fino al 27 ottobre. I giovani musicisti under 35 di altissimo livello conducono il pubblico in un viaggio tra brani celebri e omaggi ai grandi maestri. Un pubblico numeroso ha assistito a questa prima serata. Questo primo appuntamento avrà una fusione nuova tra arte, di due, di due tipi d'arte, tra musica e danza. Ci sarà una coreografia fatta appositamente dal coreografo del Royal Ballet Valentino Zucchetti sulla musica del trio per archi di Beethoven, quindi ci sarà questa cosa inedita che non è mai stata fatta nelle scorse edizioni e che sono molto felice di, di annunciare. E poi il programma è meraviglioso, ci saranno alcuni capolavori della storia della musica, il Chiaro di Luna di Beethoven, l'Adagio di Barber, il Quartetto di Brahms, insomma veramente un programma ricchissimo, bellissimo per un pubblico vasto. Tutti gli artisti che eh, si esibiranno ad Arezzo sono artisti giovani under 35, ma sono artisti che calcano i palcoscenici più importanti del mondo. Sono i migliori giovani musicisti del mondo. Arezzo può essere per loro un trampolino di lancio ulteriore? Ma sono artisti che girano nelle sale più importanti del mondo, però Arezzo si sta facendo una, una fama molto bella, molto prestigiosa, perché le cose che stiamo facendo sono tutte di altissima qualità e il pubblico inizia a capirlo, così anche i musicisti. Quindi vogliono venire ad Arezzo, vogliono esibirsi in questo palcoscenico stupendo.